Presidente, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, un punto importante per dare continuità. Punto importante, arrivato all'ultimo secondo, agli ultimi minuti di recupero, segnale di una volontà di una squadra di non abbattersi e di resistere fino all'ultimo istante, cercando non solo di raggiungere il pari, ma una volta raggiunto nei minuti di recupero, cercare anche di portare a casa il bottino pieno. È cosa che devo dire, probabilmente alla luce degli sforzi e del massimo impegno che ci hanno messo, sarebbe stato anche meritato. Per quello che abbiamo fatto oggi, non è che sia soddisfatto del pareggio, noi meritavamo la vittoria, non siamo stati pratici e questo ha fatto sì che, anzi a momenti rischiavamo anche di perdere la partita e per me sarebbe stata una bestemmia sportiva. Soprattutto nel primo tempo siamo stati molto precisi nelle azioni veloci, quindi nell'interscambio delle posizioni e nell'arrivare poi a concludere in porta. Nonostante avessimo davanti una squadra che teneva due linee strette da quattro, molto fisica e che diventava difficile anche superare nel corpo a corpo. Io credo che oggi l'estetica non abbia pagato così tanto perché meritavamo di vincere. L'idea è che il Bari abbia avuto più lucidità nel primo tempo quando ha giocato con tre centrocampisti piuttosto che nel secondo? Sì, forse, però ripeto, anche una questione appunto di lucidità. Stiamo provando ad adattarci nel migliore dei modi a quello che appunto chiede il mister. Sicuramente oggi abbiamo fatto abbastanza bene nella prima frazione, poi però non siamo riusciti a concretizzare con una rete, anzi è venuta la rete loro che ci ha un po' tagliato le gambe, forse nel nostro momento migliore.